Ebbene sì, è passata una settimana, ma ancora in molti stentano a credere. Donald Trump è presidente degli Stati Uniti d'America. Che piaccia o non piaccia, questa è la realtà. Come in realtà il più grande fallimento della storia dei sondaggi e delle previsioni dei media. Ma come l'ascesa improbabile del tycoon alla Casa Bianca si è concretizzata veramente? In molti dicono che Donald Trump sia la voce fuori dal sistema. Altri dicono che Trump è la voce arrabbiata del popolo americano. Un non politico prestato alla politica per spazzare via il sistema che è fallito miseramente. Ma in realtà Donald Trump è parte del sistema e lo è da molto tempo. Sin dal 1980 Donald Trump finanziava in maniera corposa la candidatura di Ronald Reagan, ma anche quelle di Bush padre e figlio, fino agli ultimi candidati repubblicani. A Donald Trump gli va riconosciuto il tempismo nella candidatura, anche se non è la prima volta che il tycoon newyorkese tenta di candidarsi. Ci provò nel 2000. Con la strada sbarrata dalla candidatura di George W. Bush, prova a presentarsi con i riformisti, ma si rende conto che non ci sono chance e lascia perdere. Così il grande uomo d'affari coglie l'opportunità. L'opportunità nata dall'incapacità del Partito Repubblicano di trovare un candidato forte, dove tutti vogliono primeggiare, e anche dal Partito Democratico, che è sicuro di vincere con Hillary Clinton, entrando nella storia portando alla Casa Bianca la prima donna del presidente, è sicuro di vincere. Ma al di là di una prospettiva storica, Hillary Clinton è stato un pessimo segretario di Stato, che non ha reso un buon servizio all'amministrazione Obama, dove forse il vice di Obama, Joe Biden, o Bernie Sanders, per il buon lavoro svolto dietro le quinte, avrebbero meritato una chance per la Casa Bianca. Trump si rende conto dell'opportunità e si lancia sin dalle primarie del Partito Repubblicano, mettendo da parte il politically correct e attaccando senza complimenti tutti i suoi rivali, cavalcando l'onda del populismo e del malessere popolare. Il Partito Repubblicano si deve arrendere alle tante preferenze arrivate. Dopo la sua candidatura, la campagna elettorale a suon di insulti, scandali, mail nascosti, malori e molto altro ancora, vede l'impossibile avverarsi. La cosa che fa più pensare è che gli americani hanno votato un presidente che vuole innalzare muri al confine, un presidente che vuole vietare la libertà di culti in alcuni casi, un presidente che vuole attuare una politica di chiusura, tutto il contrario di ciò che ha rappresentato e rappresentano gli Stati Uniti d'America come baluardo di libertà per tutti gli americani e non solo. C'è da chiedersi se l'avvento di Donald Trump sarà la fine del sogno americano e soprattutto cosa succederà tra 4 anni.